Berlusconi adesso. Samidoni. Allora, io ovviamente ringrazio personalmente per l'invito e poi, come dicevo, vi porto i saluti di Giancarlo Cesana, che non ha potuto essere qui per precedenti impegni. L'invito è stato però particolarmente gradito e apprezzato perché quest'idea della chiamata alle armi e all'unità soprattutto è quello che oggi ci muove nel pensare di fare nuovamente politica. Sapete bene che quando il Movimento Popolare si è sciolto per lasciare spazio alla Compagnia delle Opere, l'idea era quella di responsabilizzare ciascun appartenente a fare politica, dando per primi contezza della propria scelta personale. Oggi, mantenendo salva assolutamente questa idea, c'è però, si avverte l'esigenza urgente di dare una risposta unitaria ad un paese che ha bisogno che ci sia una nuova forma di politica che sia fondata su persone oneste e su persone però soprattutto anche competenti, che vivano la politica con uno spirito di servizio. E per fare questo è chiaro che ovviamente non ci possiamo chiudere nel nostro ambito stretto di cattolici, bisogna partecipare a movimenti che comprendano i cattolici praticanti, i non praticanti, i laici, anche persone di fedi religiose differenti ma che condividono con noi gli stessi valori. Quindi l'idea di una giornata come questa, che è quella che noi personalmente sposiamo, è quella di decidere su quali valori ci vogliamo scommettere, e sicuramente per noi la politica deve essere una politica che viva fondata sull'etica, ovviamente etica intesa come lotta alla corruzione, che abbiamo visto gli sfaceli che ha prodotto in Italia, ma secondo noi bisogna anche riappropriarsi di alcuni concetti etici che oggi abbiamo lasciato ad altre fette di società e di politica, probabilmente vinti dalle suggestioni del politically correct. E allora, davanti a domande che la società pone, come che valore vogliamo dare al diverso, non possiamo accontentarci di quella fetta di politica che tenta di annullare il diverso. Leggere oggi in un consenso informato, io sono un medico per cui di quello mi occupo, genitore di tipo 1 e genitore 2, perché non possiamo più dire che per noi la famiglia è fondata da un uomo e da una donna, ovviamente non ha nessunissimo senso. Risolvere la questione della donna attribuendole l'appellativo di sindaca piuttosto che di assessora chiaramente non risponde alle esigenze che le donne hanno in questo momento. Per cui la nostra idea è quella di unire tutte le forze di coloro che la pensano come noi, perché condividono i nostri ideali, attorno ad un progetto. Oggi Giancarlo è espressamente coinvolto, è il responsabile per Energie per l'Italia del terzo settore, io mi occupo della sanità. L'idea è quella di trovare tante persone che lavorino per formare competenze e soprattutto per creare delle proposte concrete. Quello che noi crediamo è che ci sia una fetta enorme di persone, che sono probabilmente anche soprattutto quelle che hanno smesso di andare a votare, che richiedono delle riforme strutturali di questo paese. Sappiamo benissimo che abbiamo una natalità che si è ridotta a 1,2 figli per donna. Nel 2016 la natalità era scesa del 3% rispetto al 2014, abbiamo una popolazione che invecchia e per la prima volta dal 1916 abbiamo un tasso negativo tra nati e morti. Davanti a questo non possiamo limitarci a dire che la risposta è accogliere più migranti, senza poi porci il problema di come facciamo l'integrazione, cioè di che possibilità diamo a queste persone, come abbiamo già sentito, di poter lavorare e quindi di avere anche una loro dignità. Non possiamo demandare ad altri il tema del fine vita, che è un tema che ci tocca personalmente, rispetto al quale non possiamo pensare che il medico sia un mero esecutore della volontà che qualcuno ha dichiarato in un momento in cui stava assolutamente bene. Siamo convinti che le persone ci chiedano lavoro, ci chiedano defiscalizzazione. Per tutto questo è fondamentale che ci si ritrovi insieme davanti a degli ideali comuni, a degli obiettivi comuni, e che poi si uniscano veramente le forze intorno ad un soggetto che possa poi effettivamente proporre un'alternativa. Quindi l'invito di Giancarlo era quello a continuare su questa,
con iniziative come questa che tendano a mettere insieme intorno allo stesso tavolo il maggior numero di persone e di proposte, perché siamo convinti che su questa prossima campagna elettorale ci giochiamo moltissimo, ci giochiamo il futuro dei nostri figli, perché oggi è la società che a loro domani lasceremo, noi la sentiamo come un'esigenza etica di fare la nostra parte. E quindi benvengano tutte quegli interventi come quelli di oggi che possono portare ad un maggiore dialogo e a una maggiore coesione di intenti.